Io penso sempre molto importante che gli inizi, che ogni volta una mossa è come un inizio, no? È l'opposto della routine, dunque per me è sempre di nuovo la cucina, no? E tutta questa esperienza dell'eccitazione della prima mossa, ma tutto ha infatti cominciato prima, ha cominciato quando sono stato in Svizzera, ho avuto 10-11 anni e ho trovato questa ossessione per queste figure lunghe. Di Giacometti, è stato Giacometti la mia prima grande ossessione nell'arte. Dopo ho visitato sempre il Kunsthaus di Zurigo, le collezioni. Poco a poco ho cominciato a visitare mostre più contemporanee. C'era in questo momento Harald Seemann al Kunsthaus di Zurigo, c'era una mostra Hang zum Gesamtkunstwerk, tendenza verso l'arte totale, con Rudolf Steiner, Gaudí, Schwitters, tutte queste, diciamo, visioni del Novecento che c'era sull'opera d'arte totale. Io ho visitato questa mostra utopica, non so, 30-40 volte e l'ho imparato più o meno come si impara una poesia, no? Potevo recitarla, memorizzarla, no? Ho spazialmente davvero imparato questa mostra. Dopo questo ho cominciato anche a incontrare gli artisti e penso che se tu mi chiedi qual giorno ho deciso di essere curatore, penso che c'era un awakening, si è svegliato al momento quando a 17-18 anni sono per la prima volta andato nello studio degli artisti svizzeri Fischli e Weiss. E Fischli e Weiss hanno in questo momento lavorato su questo film, Il corso delle cose, The Laufende Dinge, no? The Way Things Go, che è questa catena, questa reazione di chain reaction dove un oggetto fa cadere l'altro oggetto. È proprio stata un'esperienza straordinaria per me di arrivare in questo studio e testimoniare questo processo di come loro hanno realizzato questo film. Penso che è questo giorno qui che ho realizzato che la cosa che voglio fare nella vita è lavorare con artisti. E dopo, evidentemente, penso che in Svizzera c'era il personaggio di Seemann, no? È stato figura pubblica e lui era curatore dipendente e indipendente, nel senso che era non soltanto curatore indipendente, libero, ma aveva anche un attachment, un legame ad un museo, al Kunsthaus di Zurigo. E dunque molto presto mi ha mostrato che si può fare le due, no? Che si può in un certo senso essere un spirito, un pensatore libero e lavorare nel mondo e nello stesso tempo lavorare in un'istituzione come Stema. E penso che questo è stato molto. E dopo ho avuto dei mentor, perché penso che è importante anche che c'è questo aspetto che abbiamo un mentor, no? Di cui possiamo imparare. E una volta, evidentemente, ho imparato la maggior parte delle cose sempre degli artisti, però in un certo momento è stato necessario di imparare craft, no? Di imparare come fare un catalogo, un libro, una mostra di curatori. E qui ho potuto lavorare con Caspar Koenig e con Suzanne Paget, che sono diventati i miei due principali mentori. Da Caspar Koenig ho imparato come fare una grande mostra, di fare una mostra a scala più grande, e ho imparato di lui anche come organizzare, di fare dei checklist, di fare dei long forms, ho imparato di lui come scrivere un libro, ma soprattutto ho imparato di lui di lavorare la complessità di una mostra a grande scala, no? E ho imparato di lui questo mestiere in un certo senso, e da Suzanne Paget ho imparato come si fa un museo, come si dinamizza una collezione di museo attraverso l'arte contemporanea e dove si può fare coesistere la storia e avere una specie di memoria dinamica che è provocato sempre dalla presenza dell'arte contemporanea. Questo, diciamo, un'esperienza di una persona che fa delle mostre e dopo piuttosto un'esperienza di una persona che ha la direzione di un museo, sono stato per me i due mentor. L'intervista non è mai. Non può mai remplacer, no? Non può mai prendere il luogo di un testo critico. Io penso che è molto importante che esistano le due, che esistono testi critici e che nello stesso tempo esistono anche queste pubblicazioni, le parole degli artisti, no? Dunque io penso che è complementare. Io penso che oggi è molto interessante, se vogliamo informarci o imparare su artisti del passato, di leggere le loro parole. Va da Vasari a David Silvestro, che intervistava Francis Bacon, e se pensiamo a Brassai che ha intervistato Picasso in un modo molto ricorrente, o se pensiamo anche a
a tutte queste interviste che Pierre Cabana ha potuto fare con Duchamp, no? Interviste che non sono one-offs, ma che si approfondiscono nel tempo. E per me questa è sempre stata la cosa più importante, che parlo con artisti non una volta, ma è un dialogo attraverso gli anni, e di documentare questo e poco a poco farne libri. Dunque, la pubblicazione. Molto poco del mio archivio è pubblicato, perché esistono 2500 ore fino ad adesso, e in queste 2500 ore ci sono interviste con artisti, però anche ho sempre pensato che se vogliamo capire le forze effettive nel mondo dell'arte, dobbiamo capire cosa capita nella scienza, nella musica, nell'architettura. E ho sempre voluto creare un po', come diceva sempre Gheorghi Kempes, questa necessità di andare al di là dell'angoscia di fare un pool del sapere, di creare dei ponti, no? È sempre evidente che io sono a casa nel mondo dell'arte, il mondo dell'arte è la mia base, dunque se vado nella scienza o nella musica, nella letteratura, è sempre anche in relazione col mondo dell'arte. Dunque ci sono tutte queste interviste, dialoghi che ho con scrittori, con scienziati, con architetti, questo è un altro archivio, a partire dall'archivio degli artisti. Dopo ci sono gli archivi, diciamo, delle interviste polifoniche, perché molto spesso adesso vado a vedere qualcuno con qualcun altro, no? Che un artista o un artista mi racconta di un poeta che le interessa e andiamo insieme a vederlo, no? E così è nata anche l'idea di questa intervista più polifonica, perché d'abitudine un'intervista è un dialogo, come adesso abbiamo un dialogo, ma dopo ci sarà un trialogo. Eventualmente può essere una polifonia, e così è nata l'idea dei maratoni, no? Perché con i maratoni abbiamo una polifonica situazione anche di interviste, ma è anche nata così l'idea che abbiamo avuto con Rem Koolhaas di fare un ritratto non soltanto, diciamo, di una persona, perché un'intervista è anche un ritratto, ma di fare un ritratto di un movimento. E così abbiamo localizzato questo movimento in Giappone, il metabolismo, abbiamo intervistato per 5-6 anni tutti i protagonisti del metabolismo giapponese, di questo movimento d'architettura radicale degli anni 60, e abbiamo fatto adesso un libro. Dunque, i libri ne esistono diversi, esistono questi due volumi di cui hai parlato, che sono antologie. Qui è davvero l'idea del scopo, no, della transgenerazionalità, della transdisciplinarità che questo progetto ha come base, che sono anche, spero, visibili in questi libri, no? E dopo ci sono altri libri che sono le serie di conversazione dove si approfondiscono tutte le mie conversazioni con un artista. Dunque ci sono 10-15 interviste con un artista. Questo è il principio David Silvestra. Questo è un altro tipo di libro. Dopo sono i libri dove si organizzano i materiali geograficamente. Dunque, per esempio, tutte le mie interviste che ho fatto in Cina, no? Adesso lavoriamo su un libro di tutte le mie interviste che ho fatto in Messico, perché c'è tutto un momento negli anni 90 in Messico. Dopo ci sono possibilità di classificare il materiale secondo generazione. Per esempio, l'artista Rosemary Troeckel mi ha detto che sarebbe bello di fare adesso un archivio, un libro su centenari, artisti, architetti che hanno visto un secolo, i loro occhi hanno visto un secolo, sono testimoni di un secolo, no? Questo è tutto un altro. Si può dire che di nuovo siamo alla matrusca russa, ci sono tanti archivi nel mio archivio, e questo archivio è molto organico e non ha un master plan. E adesso lavoriamo con l'Istituto del XXI secolo a Los Angeles e a New York, per archivare, per sistemare questo archivio. Lavoriamo anche con l'Università di Karlsruhe per una tecnologia del tagging, perché tutte queste interviste, con poche eccezioni, esistono su film. Perché tutto all'inizio del progetto ho incontrato Jonas Mekas, e Jonas Mekas mi ha detto non soltanto di avere una sorta di paranoia digitale, perché sempre queste date possono perdersi, però anche di filmare le interviste, perché mi ha detto che se filmiamo le interviste ci sarà un altro tipo di archivio. E per questa ragione, diciamo, 2002 ore delle mie 2005 ore sono tutte filmate. E evidentemente si pone la questione cosa si fa con questo materiale di film, e adesso c'è la tecnologia del tagging, no? E cominciamo con l'Università di Karlsruhe, per esempio, tutte le interviste che ho con Cedric Price di fare un tagging. E col tagging dopo si può fare tante altre
principi, diciamo, di associazione, perché per esempio ogni volta che Cedric Price parla di museo abbiamo questi frammenti che escono, e se il tagging continua per tutto l'archivio, potrebbe anche immaginarmi che personaggi del passato parlano con personaggi del presente, che parlano con personaggi del futuro. E in un certo senso per me tutto il progetto è molto legato anche a Balzac, perché quando ho cominciato come adolescente a leggere molto Balzac, mi ha sempre interessato come si potrebbe fare un libro molto polifonico sulla nostra epoca. E eventualmente tutto questo materiale e tutti questi libri un giorno saranno un libro, no? Sì, per cominciare con i libri, perché abbiamo parlato di Edouard Glissant, penso che possiamo dire tutti i libri di Edouard Glissant, possiamo avere l'elenco di tutti i libri e dopo penso anche tutti i libri di Etel Annan. Abbiamo oggi avuto Simon Fattal con noi, e Simon Fattal è artista ma anche l'editore di libri di Etel Annan. Glissant esistono decinaia di libri che sono tutti stati pubblicati da Gallimard, e di questi libri ne sono stati tradotti molto pochi in inglese e molto pochi in italiano, e c'è davvero urgenza perché Glissant è in un certo senso come autore per oggi, cosa è stato Deleuze o Guattari o Foucault per la loro epoca, no? E c'è per esempio con Sartorius, c'è una novella di una popolazione che non esiste, no? Che è un lavoro sull'utopia, però c'è anche tutta questa serie di poesie, c'è il lavoro di Glissant su Faulkner, su William Faulkner, che è molto importante, c'è tutta un'opera di decinaia di volumi a scoprire e a tradurre, è molto urgente.